Eccoci qua. Questo è il secondo tutorial statico, quindi fondamentalmente anche questa sera non utilizzerò l'aerografo e non vi illustrerò come funziona, o almeno come lo uso io. E i prossimi video invece saranno direttamente incentrati su come funziona l'aerografo, quindi farò vedere una diluizione tipo e la stesura del colore. Per stasera invece ci limitiamo a parlare dell'effetto mirror. Fondamentalmente che cos'è l'effetto mirror? L'effetto mirror sono degli specchi che vengono utilizzati in polizia o nei supermercati, quindi dalla parte esterna la superficie riflette l'immagine, quindi riflette la luce e non permette di vedere quello che c'è al di dietro, mentre nella parte interna posso tranquillamente vedere quello che succede fuori. Come si realizza questo effetto con l'aerografo? Abbastanza semplice, fondamentalmente si può fare con tutti quei colori che nascono come base traslucente, quindi hanno una base semi-trasparente. In questo caso io ho utilizzato l'Alcrad, quello per l'Hexan, e non il normale. Gli Alcrad sono dei colori bicomponenti, solitamente già pronti all'uso, quindi già diluiti, lavorano a pressioni che vanno dai 0,9 a 1,2, 1,3 massimo. La loro particolarità è quella di avere dei pigmenti ferrosi all'interno, quindi simulano perfettamente il metallo, o comunque sia metalli, anche metalli preziosi, perdono. Quindi, ad esempio, il cromo, quindi l'argento, l'oro e tutta una serie di colori. Quando si utilizzano al contrario, quindi sulla base normale, solitamente perdono, quando si utilizzano normalmente, quindi senza la modalità inversa, e quindi vengono verniciati con strati, prima il primo strato, poi di fatto il color cromo o l'oro, si tende a dare una base nera per poter in qualche modo far risaltare il colore. Non so se mi sono spiegato. Mettiamo il caso che noi vogliamo replicare uno scarico di una macchina, uno scarico cromato. La prima stesura sarà il primer. Il primer verrà lucidato, quindi con una carta abrasiva molto leggera, dopodiché verrà dato il nero lucido e poi verrà dato successivamente il cromo per fare l'effetto cromato. In questo caso per il Lexan si lavora sempre al contrario. Qual è il trucco? Il trucco sono colori già pronti, però devono essere dati a una pressione leggermente più bassa, quindi mi sembra che loro diano per 1 e 2 PCI, quindi direi un bar, qualcosa. Sì, io li adopero a 0,90, dopo averli mescolati molto bene. Solamente nella bottiglietta metto una biglia di metallo piccolina, o un piombino, stessa cosa. Si mescolano parecchio e si utilizza una dose leggermente più piccola, in maniera tale che il colore viene vaporizzato meglio. Fondamentalmente che effetto otteniamo? Allora, non so se si vede, io qui devo sempre invertire la telecamera perché ce l'ho qua, ok. L'effetto è proprio questo, ossia quello di avere una superficie completamente riflettente. Realmente non è così, ma è un gioco di luce, per cui la luce, colpendo la superficie verniciata con questa vernice, in qualche modo crea questo gioco, ma se io do all'interno della scocca la luce, va via, quindi non ci sarà più un effetto mirror, bensì si vedrà quello che c'è sotto. Quindi ho deciso di farlo sui fari posteriori, ho deciso di farlo sul vetro posteriore. Infatti, se guardate adesso, per esempio, qui c'è molta luce, voi riuscite tranquillamente a vedere al di sotto del vetro. Se lo metto in questo modo, dovrebbe, eccolo qua, in qualche modo l'effetto specchio dovrebbe aumentare. Quindi, vi ho detto, lo vaporizziamo a una pressione leggermente più bassa, in maniera che il colore viene più diluito, viene più vaporoso. Si danno degli strati molto leggeri, quindi passate molto veloci. Io velocizzo l'evaporazione del diluente utilizzando un phon. Due raccomandazioni molto importanti: utilizzate i guanti e utilizzate una mascherina con protezioni APEB, se non vado errato, comunque con le protezioni massime, perché gli Alcrad sono abbastanza tossici, quindi questo è il consiglio che vi posso dare.
Allora, detto questo, vediamo come funziona l'effetto mirror. Quindi noi abbiamo un assistente stasera, prendiamo una lucetta, questa è una lucetta blu, chiaramente con la luce bianca l'effetto del faro viene ancora meglio. Quindi abbiamo il faro che fa da effetto specchio, ma se io metto la luce all'interno, l'effetto svanisce. Quindi vediamo la luce all'interno. Eccola qua. Uno. Cambiamo buchino, 2, cambiamo buchino, 3, ecco qua. Quindi, così abbiamo questo effetto specchio, questa porca miseria sta telecamera. Ok, mettendo invece una luce all'interno abbiamo questo. Chiaramente, se vogliamo avere una parte più sfumata, quindi non vogliamo vedere la luce fatta in questo modo, il LED pieno, basterà tagliare il LED in questo punto, nella parte alta, e poi con un po' di carta abrasiva molto leggera andarlo a sfumare. Stessa cosa per dietro, quindi usiamo un LED rosso. Ecco qua. Quindi dietro non abbiamo nulla, quindi c'è il meraviglioso il faro posteriore completamente a specchio. Qui ci sono buchini un po' più piccoli, cioè, scusate. Un po' incastrato, quindi ci sono i buchini un po' più piccoli ed ecco qua svanire l'effetto. Quindi non si vede, si vede. Stessa cosa per questa parte qua. Eccolo qua, la luce viene sotto. Si è visto bene? Spero di sì. È un effetto abbastanza semplice da ottenere. Per fare questo è necessario avere un aerografo con le guarnizioni in Teflon, perché altrimenti non potete utilizzare questo tipo di colore, perché ha una base, ha un solvente abbastanza forte, abbastanza aggressivo, per cui se utilizzate un aerografo con guarnizioni normali e non in Teflon, purtroppo alla seconda o terza volta ve le brucerà e quindi se siete a cambiarle tutte. Quindi ripetiamo che cosa occorre. Vernice Alclad. La vernice Alclad per l'Hexan. Va dato già diluito, quindi è già pronto all'uso. Utilizzare una pressione più bassa e non utilizzare la DUSA 0,30, ma possibilmente una 0,20. 0,25, lavorando a pressioni 0,9 massimo. In questa maniera avremo un flusso più aperto, quindi avremo più vaporizzato. Piccoli strati, piccole passate, quindi una passata, phon, velocizziamo l'evaporazione del diluente, seconda passata e via dicendo. Piccolo trucco, per far risaltare l'effetto specchio, ricordate che all'inizio vi ho detto che nel modellismo statico viene data una base nera. Noi faremo la stessa cosa, ma non la daremo direttamente sull'Hexa, bensì sulle parabole. Quindi la parabola che verrà messa all'interno dovrà essere verniciata di nero e non andrà lasciata cromata, perché cromato su cromato l'effetto non viene, ma la parte interna deve non permettere il riflesso della luce. Quindi in questa maniera noi avremo l'effetto mirror. Direi che questo veloce tutorial si conclude qui. Vi ho fatto vedere che una volta messa la lucina all'interno l'effetto faro svanisce, la luce rimane comunque forte, meglio dare una mano in meno che una mano in più, quindi fate un paio di prove, quando poi messa la parabola dietro colorata di nero vedrete che svanisce, pardon, vedrete che apparirà lo specchio, in quel caso fa tutto quanto bene. Il prossimo tutorial sarà dedicato a come va diluito un colore per aerografo in Lexan, e lo sto già preparando, quindi ci vorrà qualche giorno. E verniceremo la squacca del team che utilizzerò per Bologna. E niente, se avete domande o informazioni o volete semplicemente insultarmi, potete tranquillamente farlo sulla mia pagina Facebook. Chi segue, e anche oggi la rubrica, come dicono quelli acculturati, termina qua. Chiedilo a sto cazzo, vi saluta e
Ci vediamo alla prossima. Ciao!